Hey, what is up guys? It's your boy Elliot che vi parla. Questo vuole essere un video un po' chill, sarà un video un po' particolare, come dice il buon Merluzzo, perché vi farò vedere finalmente il mio setup. Sono cambiate un sacco di cose negli ultimi anni. Ora state vedendo alcune foto dei miei vecchi setup. Non sono tutti, perché ogni volta che facevo un cambiamento mi scordavo di, come dire, documentare la cosa. Col tempo, ragazzi, si cresce, i gusti estetici cambiano. Quando prima mi piacevano gli RGB e le cose sparaflesciose. Ora invece sono diventato un po' più esigenze per quanto riguarda il look e lo stile delle cose che possiedo. Devono essere in qualche modo minimal e allo stesso tempo belli da vedere. E soprattutto, ragazzi, cosa veramente importante, devono essere neri. Altrimenti faccio molta fatica a considerarli. Cioè, ragazzi, voglio dire, il nero sta bene con qualsiasi cosa. Lo potete accoppiare con qualsiasi colore che sta bene. Persino io sono nero. Il mio guardaroba è nero e bianco. Prima di partire, un piccolo disclaimer, ovvero che il setup che state per vedere, non è ancora nella sua fase definitiva. Ma ci stiamo avvicinando, ragazzi. Sento che ci stiamo avvicinando al setup definitivo. L'unica cosa che manca, infatti, è un computer che possa rendere onore. Cosa sto dicendo? Ah, questa postazione da lavoro barra gaming, più da lavoro che da gaming. Ma anyway, di questo ne parliamo dopo. Adesso mi raccomando, prendetevi i popcorn, prendetevi delle bibite e state comodi perché, signore e signori, adesso partiamo. Una postazione non può essere definita tale senza, completate la frase? Esatto, senza una scrivania. E mamma mia, ragazzi, se la scelta della scrivania è stata ardua. Ho controllato quelle di IKEA, ma non mi convincevano. Ma fortunatamente i ragazzi di iMezzo sono corsi in mio soccorso e mi hanno mandato una standing desk. Ho sempre voluto averne uno, il perché lo sapete già, perché appunto posso regolare l'altezza a mio piacimento e ragazzi ciò aiuta tantissimo la mia postura, dato che sto davanti al computer, diciamo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi stare sempre seduti, anche se la sedia è molto comoda, la sedia tra l'altro è di Nitro Concepts. Ho già realizzato un video su questa sedia, è veramente molto bella, è nera. Per quanto sia comoda, restare seduti 24 ore su 24 non è il massimo. Serve un po' di movimento anche per mettere in circolazione il sangue nelle gambe. E per quanto riguarda il cable management, e non management o management, vi prego. Cioè, sì, esatto, ce l'ho proprio con te. Te che dici management o management o management. No, 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 si dice management. Ripetete con me, management. Per quanto riguarda il cable management, ne sono consapevole, sì, non è granché, ma non era quello il punto. Nel senso, rendere invisibili i cavi non è la mia priorità. La mia priorità è creare un setup funzionale con i cavi che si possono rimuovere e mettere facilmente. Quindi ho creato dei percorsi con questi cosi che ho comprato su Amazon, con questi, come si chiamano, blocchi, agganci, non lo so. E ho creato dei percorsi che portano i cavi da una parte all'altra, raggruppandoli tutti nella parte in fondo a destra, cavi che partono dal computer e arrivano alle periferiche e al monitor. Sopra la scrivania abbiamo poca roba, perché si sono sommerso da piccole cose o da dei clutter, ecco, chiamiamoli così. Non posso lavorare al 100% delle mie capacità e questo credo che valga per chiunque, insomma, è un po' un bottleneck. Diciamo che avere della confusione sulla scrivania inibisce in qualche modo la mia capacità creativa. Per questo cerco di tenerlo sempre il più minimal possibile. E il monitor, ragazzi, è la cosa che chiaramente dà più all'occhio con i suoi 32 pollici. È un BenQ. E no, non dirò il nome completo in codice perché neanche io me lo ricordo. Sarebbe molto bello se voi aziende chiamaste i vostri prodotti con dei nomi un po' meno improbabili, ecco. Comunque sia, per questo monitor devo ringraziare Kernan perché me l'ha regalato lui. Questo monitor ha un pannello VA 4K con un refresh rate di 60 Hz, con una copertura dello spazio cromatico DCI-P3 del 95%. Ok, non è il massimo, ci sono monitor
migliori per la produttività, come il video editing o i lavori di grafica. Sono consigliati dei pannelli, diciamo, IPS, perché hanno una fedeltà dei colori maggiore rispetto a un VA. Però, hey, buttatelo voi via un 4K 32 pollici. Pur non essendo un 21 noni, questo monitor per l'editing è strabiliante. E poi, per un graphic designer come me, diciamo che avere tanto spazio di lavoro, tanto spazio di manovra sui software come Illustrator, Photoshop, è una mano dal cielo. Credetemi, la tastiera è un Keychron K1, ma qualche volta preferisco fare cambio con l'M87 Summit di Varmilo. Adoro questa tastiera perché è un low profile, si può connettere sia via Bluetooth che via cavo, ovviamente con l'USB di tipo C. E un quirk veramente figo di questa tastiera è che si può usare su tre, o almeno si può registrare su tre dispositivi contemporaneamente, e ovviamente switchare tra i dispositivi con delle combinazioni di tasti. Questa tastiera monta degli switch Gateron lineari, li ho presi di questo tipo perché non volevo lasciare la mia comfort zone, mi trovo bene con gli switch lineari, quindi preferirei continuare a usare switch lineari, anche se sono veramente curioso di provare altri switch, tipo quelli clicky. Per dirvi, questa è la terza tastiera consecutiva che prendo con gli switch lineari. L'esperienza di typing non mi piace tanto su questa tastiera, mi piace di più con l'M87 Summit. L'ho presa con l'illuminazione bianca perché volevo un look un po' più sobrio. Il colore è fantastico, e lo sapete perché. Il mouse è la prima versione del Razer Basilisk, si era rotto una volta, poi l'ho riesumato. Ho dovuto fare un'operazione chirurgica nello switch sinistro. È stato difficile, però ce l'ho fatta. È un mouse con la presa ergonomica molto comoda, per questo lo preferisco al Cooler Master MM711. Come mi ricordo il nome, non lo so. Tuttavia sto pensando di prendere il Logitech MX Master 3, perché dicono in tanti che sia un mouse veramente ottimo per la produttività e poi porta un sacco di vantaggi nell'editing video. Il tappetino è l'MP510, non vorrei sbagliarmi, di Cooler Master. È realizzato in tessuto e il fatto che sia di queste dimensioni mi va benissimo. Ho un mousepad un po' più grande, solamente che non lo uso mai, sia per paura di rovinarlo, sia perché andrebbe a ricoprire tutta la scrivania e non sono tanto fan della cosa, ecco. Come state vedendo, questa scrivania non ha delle casse, quelle che avevo della Trust le ho messe via perché troppo brutte. Ora ho questa piccolina di Tron Smart che posso usarlo sia cablato che con il Bluetooth. E qua a sinistra c'è un Echo Dot. Attenzione, Alexa, chi sei? Sono Lillo. Vabbè, dopo questo potete anche chiudere il... Parlando sempre di audio, questo è diventato il mio go-to per quanto riguarda il microfono. È il Leavitt 240 Pro, ottimo per quanto riguarda la qualità e tutto. Il microfono che è su questo braccio preso da Amazon ha un prezzo veramente ridicolo. Audio in entrata che è gestito dal DAC Evo 8 dall'altra parte. DAC che molto probabilmente si aggiudica il titolo di oggetto col miglior design di sempre. Cioè, ragazzi, pare che l'abbia creato un designer di UX e UI, perché l'interfaccia sembra, come posso dire, touchy. I tasti sembrano proprio quelli di un'applicazione per smartphone. E queste sono forse le cuffie più buone che possiedo al momento. Non sono un granché a livello estetico, ma ragazzi, a livello audio sono una cosa spaziale. L'ho già detto nel video dedicato. Nulla di interessante, parlando di design, sembra uno di quei template che poi vengono, diciamo, ribrandizzate dalle altre aziende. E poi sulla scrivania c'è questo oggetto. Non so cosa sia, non so cosa dovrebbe essere, però appena l'ho visto ho detto, cavolo, deve essere mio. L'ho preso da Tiger, 3 euro, ne vale la pena. Ah, giusto ragazzi, sono anche un grande appassionato di piante da interno. Infatti sulla scrivania là dietro c'è una Sansevieria, detta anche lingua di suocera, pianta che vive nelle zone più calde dell'Africa e quindi per natura non ha tanto bisogno di acqua. Anche un quirk veramente molto interessante, che è la sua capacità di pulire, di come dire, purificare l'aria. E sparso in giro per la casa ho anche altre piante. La mia pianta preferita è la Monstera Deliciosa, che ho qua sotto,
La mia pianta preferita in assoluto, per via delle sue foglie forate, che possono arrivare a crescere tantissimo, è molto bella come pianta. È come tenere un pezzo di natura nella propria abitazione, considerando che è un ambiente un po' asettico, un po' privo di qualsivoglia colore. Ci stava metterci qualcosa di vivo, ecco. Eccoci giunti al pezzo che definirei più forte del mio setup, ovvero il PC, che ha subito tante modifiche nel corso degli anni. Sta ancora prendendo forma, lo so. Possiamo dire che ora non è neanche nella sua forma finale. Non vale tanto in termini di denaro, ma vale tutto l'amore che gli ho dato per realizzarlo. La mia build è basata su Ryzen 3600, un processore per chi come me fa dei lavori di produttività, come può essere un Cinema 4D piuttosto che un After Effects. È un'ottima scelta. Ovvio, non è il top del top, ci mancherebbe, ne sono consapevole pure io, ma come dire, it gets the job done. Il cooler è un all-in-one di Cooler Master, ovvero il Master Liquid Lite da 120 mm, monta ben 32 GB di RAM per esigenze di produttività. Sono 4 banchi Crucial Ballistics, 8 GB ciascuno da 3200 MHz. La GPU è una 1660 6 GB EVGA. Onestamente, ragazzi, mi ritengo molto fortunato ad averlo preso 2 anni prima, no, un anno prima in verità, prima che cominciasse la pandemia globale, che ha contribuito a questa situazione di shortage di GPU. Se no, veramente sarei rimasto con la mia vecchia 1060 da 3 GB. Ok ragazzi, intanto scusate l'audio, è che questa è una situazione nuova anche per me. Ci sono due GPU, una è una 1060, una è una 1660. Perché questa combinazione strana? Perché praticamente lavorare su Octane, la versione del 2019, credo, richiede una GPU Pascal, quindi per questo ho recuperato la mia vecchia 1060. Non sto giocando tanto in questo periodo, data anche la scarsità dei giochi, oppure se ci sono non mi entusiasmano tanto. È un periodo in cui il PC lo uso esclusivamente per lavorare e per l'accademia anche. La scheda madre non è granché, è una B450 Aorus Elite. Potevo prendere una B550, ma non ci stavo dentro col budget. Per quanto riguarda lo storage, sono presenti tanti SSD, di cui due sono di Magix Technology, e infatti non posso fare altro che ringraziarli per avermi mandato questi SSD M2 NVMe. Queste in particolare sono le Magix Evo, sono la soluzione più economica. Ci sono quelle da 250, 512 e 1 TB. Io ne ho due da 512. Sono degli SSD molto buoni e montano a bordo dei controller Phison. Ci sono altri modelli come i Pro e i Trim o Treme, no, non so bene come si pronuncia, che hanno la velocità in lettura e in scrittura più elevata e ovviamente costano un po' di più. C'è un altro SSD di Crucial da 512 giga e un hard disk da 1 TB che uso esclusivamente per archiviare le cose a cui accedo raramente. L'alimentatore è un RM750 Full Modular, certificato 80 Plus Gold. Per quanto riguarda il case, ragazzi, qui non potevo fare scelta migliore, anche se alcuni di voi non saranno d'accordo, ma onestamente, ragazzi, non potevo esimermi dal prendere il case minimal per antonomasia, ovvero l'NZXT H510. All'inizio ero tentatissimo di prendere l'H510 Elite, solamente che non avevo 180 euro da spendere per un pannello frontale in vetro temperato. Ma prima o poi, prima o poi. E ragazzi, lo so, potevo fare di meglio, lo so. Lo so, realizzerò la build più potente al mondo, dicevo al mio amico che mi ha introdotto a questo fantastico mondo del PC Master Race. Non vuol dire niente come cosa, però mi piace sognare, ecco. Spero che vi siate divertiti perché è giunta l'ora di salutarci. Ci vediamo alla prossima.